Sebastiano Pina, 4-1 in casa, sconfitti dal latte dolce, diciamo che può sembrare una lezione, forse lo è, però è chiaro che contro una squadra come il latte dolce partire sul 2-0 dopo pochi minuti è il peggior viatico per affrontare appunto una squadra forte come quella sassarese, però poi vi siete rimessi in pista 2-1 e invece 3-1 vi ha ricacciato indietro. E poi finita 4-1. No, assolutamente. Intanto faccio una premessa, mi prendo io tutte le colpe perché comunque se una squadra non entra in campo, evidentemente l'allenatore qualcosa ha sbagliato, quindi me ne prendo io tutte le responsabilità. I ragazzi devono stare tranquilli, l'importante è che capiamo, parlo dei giocatori, ma lo sanno già, oggi è una sconfitta che secondo me va trasformata perché bisogna capire il valore del latte dolce che prova a vincere il campionato. Io batto sempre su quel tasto dove dobbiamo velocemente mettere i panni giusti, il vestito giusto, perché noi dobbiamo veramente combattere quest'anno per salvarci. Non sono frasi fatte le mie, basta guardare oggi la partita, direi che non siamo scesi in campo, ma abbiamo trovato una squadra che aveva grande qualità, ma devi dare il doppio vantaggio, è stata una partita. Abbiamo provato a ritornare in gara, cambiando anche qualcosina, ma abbiamo affrontato una squadra con un ottimo organico. Questa è la realtà, ci deve riportare tutti con i piedi per terra. Spero che sia una lezione importante per tutti noi, per tutto l'ambiente, per i giocatori, ma anche per me. Ripeto, sono il primo che ci mette la faccia, come giusto che sia. Se una squadra entra in campo dopo 5 minuti, fa quasi due mezze occasioni e le prime due riparte, due tiri da fuori, prendi due gol, dove sei immobile, dove non stavi, praticamente sei fuori gara, evidentemente l'allenatore ha sbagliato tutto. Quindi mi prendo io le responsabilità, i ragazzi devono stare tranquilli. Dobbiamo aiutarci tanto perché abbiamo dei giovani, molto giovani, che devono essere poi presi un po' per mano, fatti crescere velocemente, sapendo che spesso i grandi successi nascono, vengono fuori, sbattendo il muso ai denti come oggi, a cospetto di un ottimo avversario, dove comunque c'è tanto demerito da parte nostra. Le hai provate un po' tutte perché poi già hai buttato dentro il portiere Fabio Aggiornato per avere un attacco senior, poi hai fatto entrare Piselli dietro per arginare anche Caio, il brasiliano loro, è entrato anche Aresu, le hai un po' provate, ma oggi forse facendo entrare i 20 non cambiava nulla. No, ma l'ho già detto, mi prendo le responsabilità, quindi tutto quello che era all'inizio, che è stato l'inizio di gara, era sbagliato, tutto quello che poi ho provato a modificare non ha dato i suoi frutti, quindi è giusto che l'allenatore ci metta la faccia e si prenda le sue responsabilità. Aggiungo poco altro perché questi sono momenti per me, ma poi estendo anche le parole al gruppo. Oggi, se non qualcuno ancora dei miei giocatori, anche a livello generale di ambiente, stava ancora volando alto pensando alle parti nobili della classifica, al campionato scorso, credo che questo 4-1 meritato, perché è meritato, ci debba velocemente far riflettere, far capire velocemente che c'è tanto da fare, perché c'è veramente tanto da fare per raggiungere la salvezza, che quest'anno con squadre sono squadre importanti, abbiamo già fatto diverse anche di buon livello, ma la cosa che mi ha fatto impressione è che nonostante il latte dolce sia una squadra che aveva sicuramente molta qualità, ho notato che a differenza nostra si sono aiutati, hanno triplicato le marcature, quindi grande sacrificio, che è una componente che noi comunque dobbiamo mettere sempre in campo. Nel momento in cui non abbiamo quella, non mi va neanche a parlare dell'aspetto tecnico e tattico, perché non ha senso. Visto che hai incontrato il latte dolce e si diceva inizio stagione, una bella eccellenza, tante squadre per il salto, poi alla fine una lotta a budoni latte dolce. Ma vabbè, dai, sulla carta sono quelli che hanno gli organici migliori, poi dichiaratamente anche loro, in modo aperto, puntano a vincere il campionato, ma ci sta, ci sono squadre che chiaramente anche si possono nascondere, anche sul budget che è a disposizione, sugli investimenti che fai, è normale. Sono due belle squadre, veramente due organici di tutto rispetto. Ripeto, noi dobbiamo soffermarci su di noi, c'è tanto lavoro da fare, non cambi idea, perché quando hai anche i giovanissimi veramente hanno, o devono essere presi per mano, devono essere aiutati, no, da lì non mi sposto, dobbiamo velocemente resettare, sono quattro schiaffi in casa che fanno male, però ripeto, dobbiamo avere la capacità di trasformarli in modo positivo. È la nostra forza, questa piccola realtà, e nell'equilibrio dobbiamo ritornarci velocemente. Siccome conosci tu i ragazzi, il riscatto con la velocità Guarda, la Virtus è anche un po' la sorpresa del campionato, ha fatto un inizio importante, Remo Campinelva che comunque sarà stato quest'anno la Virtus ha pescato anche bene, c'erano argentini molto bravi, c'è un allenatore molto bravo,
piazza importante. Giochiamo di sabato, quindi spero che ci sia occasione per riscattarci. Spero che si accenda in noi anche quella voglia di rivalsa, di vendicare una prestazione come oggi, che sicuramente non ha l'altezza. E anche perché la classifica va sempre alimentata. No, no, ma la classifica, l'ho già detto, io ti ho chiesto cosa hanno fatto dietro, ma io guardo dietro e continuo a guardare dietro. La nostra missione è salvarci il prima possibile. Si sono spostati molti, si è spostato molto il livello del campionato verso l'alto, dobbiamo avere questa capacità di lettura, altrimenti faremo fatica a salvarci. Chiudendo, diciamo, è uscito il regolamento del meccanismo di retrocessione e promozione, i playoff non si fanno se il distacco dalla seconda con la terza di 7 punti, si rischia anche quello, non si facciano i playoff, col tasso di culo. Sì, no, ho visto il regolamento, ma io nel mio regolamento ho ben impresso che retrocedono 4 squadre, se non vado errando, giusto, 3 sì, direttamente, sì. È un play out, quindi noi guardiamo lì, onestamente non ho neanche guardato com'era la formula dei playoff. Non lo dico per scaramanzia, ma perché lo dico che quando dico che bisogna resettare lo scorso campionato e non vivere i ricordi, dico che bisogna invece rimboccarsi le maniche e pedalare, perché giù ci sarà lotta serrata per lasciare l'eccellenza. Ci sono ottime squadre di buon livello, sicuramente un gradino sotto alle due di cui abbiamo parlato prima. Quindi chiudo con un messaggio che deve essere. Questa sconfitta ci deve essere veramente, serviva, a volte servono le lezioni, questa è una lezione importante, perché nella lezione che ci è stata data di una squadra forte c'è tanto della Ferrini che abbiamo sbagliato e non fatto, e soprattutto partendo dal sacrificio, dall'essere squadra, se non hai queste caratteristiche dopo 7-8 minuti sei già sotto di 2 gol, le devi ritrovare velocemente, perché è il nostro DNA. Grazie mister, in bocca al lupo. Crepi.